Buongiorno ragazze, come state? Tutto bene? Spero di sì, a noi abbastanza bene. Oggi è giovedì 16 ottobre e sono le 2:30, ho già pranzato, devo fare ancora la cucina, ma siccome volevo fare questo video da almeno 3-4 giorni, forse lo volevo iniziare lunedì. E Mattia non me lo ha permesso, ho detto siccome sta dormendo adesso vado a fare questo video o adesso o mai più, anche perché stamattina ho approfittato per fare le pulizie perché nei giorni scorsi ha avuto un po' di male al pancino, voleva stare un po' di più in braccio, se lo mettevo nel carrozzino si svegliava e quindi un po' sono rimasta nel letto io un po' di più per riposare e riprendere un po' le energie. E quindi non sono assolutamente riuscita a fare questo video, però volevo raccontarvi un po' la festa di Lorenzo, insomma, questi giorni come li stavamo passando. Volevo fare tipo un vlog della settimana, però non è stato possibile e quindi adesso vi racconto un po' com'è andata. Venerdì sera è venuto mio cognato e Lorenzo è andato col papà a prenderlo all'aeroporto. Venerdì poi io ho trovato le cose per la festa di Lorenzo a tema Spider-Man. Abbiamo chiamato la torta, i rustici e quant'altro. Ho fatto un po' di spesa per fare tramezzini, aperitivo, eccetera. Anche perché altre cose le aveva comprate Luca e quindi venerdì abbiamo un attimino completato il tutto. Sabato abbiamo dedicato la giornata, la mattinata a Lorenzo, ovviamente al festeggiato e anche alla prima uscita di Mattia. Infatti siamo andati delle giostrine per Lorenzo, che sono molto carine, che stanno qui vicino a casa mia. E ci siamo veramente divertiti. Lorenzo si è divertito un sacco, era una bellissima giornata, faceva caldo. Mattia è stato benissimo, non ha mai pianto, anche in macchina gli piace tantissimo e abbiamo già capito, quindi quando qualche volta piangerà un po' di più, andiamo a passeggio e niente, abbiamo fatto l'aperitivo perché là c'è anche un chioschetto. Poi siamo tornati a casa, abbiamo mangiato, ho approfittato per mangiare una bellissima pizza fritta che non mangiavo da tantissimo tempo, quindi ottimo. E niente, poi domenica ovviamente era il giorno della festa, abbiamo allestito e a Lorenzo è piaciuto tantissimo l'allestimento di Spider-Man, la torta di Spider-Man che ho fatto fare mille foglie con crema chantilly e amarene. Era buonissima, buonissima. Abbiamo preparato i tramezzini, le bruschette, abbiamo fatto l'aperitivo con Aperol Spritz, Apertas e anche amaretto, insomma, poi c'erano le birre, io infatti ho bevuto solamente un po' di birra perché allattando ovviamente gli alcolici non li posso bere, ma non sono un amante dello spritz, sì lo bevo, ma non è che mi faccia impazzire. E niente, i nostri ospiti si sono divertiti, io non ho firmato nulla proprio per dedicarmi ai nostri ospiti, al festeggiato, a Mattia, ovviamente alla famiglia e alla festa. La festa praticamente si è svolta fuori al terrazzo perché si stava veramente bene, c'era una temperatura ideale, però purtroppo c'era un pochino di umidità che Lorenzo ha subito, infatti la notte ha avuto tosse abbastanza forte perché aveva qualche colpetto, ma molto molto leggero ogni tanto. Invece nella notte tra domenica e lunedì è andato un po' più forte, infatti non l'ho mandato a scuola lunedì e mi è dispiaciuto anche tanto perché era la prima giornata che praticamente a scuola uscivano alle 4 e un quarto, però vabbè, fa niente. E nulla, siamo andati dalla dottoressa. Lorenzo ha visitato ovviamente Lorenzo, ha dato una piccola cura con dello sciroppo che lui odia prendere le cose via orale, tranne questo sciroppo che gli piace particolarmente, anche perché è al miele, è molto dolce, è molto buono ed è naturale. E quindi
niente, stiamo migliorando. Invece, per quanto riguarda Matti, abbiamo fatto il primo bilancio e nei primi 15 giorni praticamente ha messo 700 grammi, ha messo un centimetro, quindi è 50 centimetri ed è 3,9 kg. E poi la dottoressa ha detto di vederci tra un 10-15 giorni per ricontrollare il peso e la crescita. Lui prende esclusivamente il mio latte, però ho comprato anche l'aggiunta per magari la notte. Qualche volta gliel'ho data, ma al massimo una volta al giorno, perché o non ci sono, devo fare qualche commissione, ovviamente, sempre meglio averlo in casa. E poi gliel'ho dato una notte e ha mangiato praticamente alle 11:30, e si è svegliato di notte alle 5:30, quindi ottimo. Quella sera sono riuscita a riposare quella notte. E niente, martedì ho mandato Lorenzo a scuola perché praticamente facevano la vendemmia a scuola, quindi abbiamo portato una mamma per sezione, ha portato un cesto bello grande e ogni bambino portava un grembiule, un cappellino o una bandana e un grappolo d'uva. L'hanno fatta, si sono divertiti tantissimo con le canzoncine e presto arriveranno le foto che le maestre hanno fatto e quindi vedremo anche noi mamme come si è svolta la situazione. E niente, sta uscendo alle 4 e un quarto, sta mangiando tutto e sono veramente molto molto contenta di questo. E niente, ieri Mattia siamo stati praticamente mezza giornata in braccio perché voleva stare in braccio, aveva male al pancino, anche se gli sto dando le gocce per la pancia. Io ho mal di gola da sabato, ma adesso sta un po' andando a scemare. Non so se vedete qua un po' gonfio, ma praticamente qua, in questo posto qua, ho una palla. E non appena finirò di allattare, perché suppongo di dover fare una radiografia e non un'ecografia, e quindi non appena finirò di allattare andrò a fare un controllo per me, per vedere, anche se ce l'ho già parecchio tempo, devo dire, però adesso mi si è infiammata perché mi fa veramente male, e vabbè, è uscito l'herpes, che ve lo dico a fare, e niente, mio cognato è partito martedì mattina e niente, queste. Io adesso vado a fare i piatti, poi ovviamente oggi è giovedì, Lorenzo sta a scuola, noi siamo da soli, Luca sta al lavoro e mia madre lo va a prendere, me lo porta qui, sta un po' e poi va via, va a casa. E quindi niente, vi ho spiegato brevemente questi giorni che cosa è successo. E nulla, io vado a fare i piatti e vorrei fare le mani oggi, anche perché la settimana scorsa io mi le limai e feci mi sistemai anche le cuticole, insomma, però non sono riuscita poi a fare il semipermanente. E siccome sabato dobbiamo andare a una festa di un amichetto di Lorenzo, vorrei fare le mani se ci riesco. Io incrocio le dita, spero di farcela e niente, ci vediamo dopo, vi mando un bacio. Ciao! Eccomi tornata ragazze, sono le 7:20, non sono riuscita a fare più niente perché Mattia piangeva, aveva un po' di male al pancino, ovviamente le mani non le ho fatte e quindi poi mi sono messa vicino a lui e in realtà poi ci siamo un po' addormentati, io ho fatto un'oretta. Un'oretta mi sono riposata e mi ci voleva, devo dire. Poi è tornato Lorenzo da scuola, che adesso sta dormendo, e sta dormendo anche Mattia. E approfittando di mia madre, ho fatto il bagnetto a Mattia, perché altrimenti aspetto Luca, mentre lui fa la doccia, eccetera, si fa un po' troppo tardi, secondo me, per Mattia, che è piccolino, quindi ho preferito farlo oggi pomeriggio con mia madre. Poi ha mangiato, piangeva il pancino e quindi non ho fatto assolutamente più niente. Una cosa devo fare adesso è piegare tutti quei vestiti e quindi niente, io inizio.
ragazze, oggi è praticamente il giorno dopo, perché dall'ultima parte di video che avete visto dove stavo piegando i vestiti, non sono più riuscita a fare niente perché ovviamente Mattia si è svegliato, ha dovuto fare la pappa, ho fatto la doccia, Luca è tornato, abbiamo lavato Lorenzo, insomma, non sono proprio riuscita più a registrare nulla e quindi eccomi qui. Sono le 11:30 e io sto praticamente in alto mare. Devo rifare il letto, devo passare l'aspirapolvere, devo rifare i bagni. Ho delle cose che ho lavato ieri da mettere a posto in cucina. Devo cucinare, oggi farò la matriciana. E oggi è 18, venerdì 18, ed è San Luca, quindi ha voluto lui la matriciana che viene a pranzare a casa. E poi per stasera non lo so assolutamente, vorrei fare un dolce, ma Mattia ovviamente non me lo permette e quindi meglio non pensarci proprio. Quindi togliamoci questo pensiero dalla testa, forse vengono i suoi genitori qua a cenare questa sera e niente, Mattia sta sveglio nel frattempo e quindi spero di riuscire a fare a combinare qualche cosa oggi. Poi devo fare assolutamente uno shampoo perché domani abbiamo la festa e sapete che io lo faccio sempre il giorno prima per il giorno dopo, così che il giorno dopo ho i capelli che non sono troppo umidi, cioè non lo sono per niente umidi, sono asciugati bene e di conseguenza il risultato viene ottimale. Altrimenti, se lo faccio stamattina e più tardi magari vado a stirare i capelli, il risultato fa cagare. E quindi niente. Ho appena finito di fare la mucca. Siamo sempre a fare la mucca, ho 4 ore di sonno, sono stanchissima, ho sonno, voglio dormire, ma non si può, forse spero oggi pomeriggio magari di fare come ieri, una bella ora, bella strong di sonno, spero assolutamente di farcela. E niente, io mi metto all'opera perché altrimenti non riesco a fare niente, sempre che io riesca a fare qualche cosa. E nulla, vi mando un bacio e ci vediamo dopo. Ciao! Eccomi tornata ragazze, sono le 3:05, Luca è tornato al lavoro, Mattia sta mangiando, quindi sto allattando in questo momento. E niente, sono riuscita a rifare i letti e a cucinare, nient'altro. Ho messo a fare una lavatrice, l'ho stesa, approfittando del fatto che ci fosse Luca, però l'ho stesa e ne ho messa a fare un'altra. Ho fatto la cucina, l'aspirapolvere ancora non l'ho passata, ma non appena Mattia si addormenterà corro sotto la doccia a fare lo shampoo, quindi doccia e shampoo, e poi alla fine passerò l'aspirapolvere, anche perché poi pettinando i capelli e asciugandoli cade sempre qualche pelo e quindi farò tutto dopo, anche perché a quest'ora è l'ora del riposo nel parco e quindi si cerca di non fare tanti rumori, quindi non sempre lo faccio, a volte la passo che comunque sono in casa mia, voglio dire, però adesso farò in questo modo. Mi urge assolutamente il cavalletto perché mi fa male il braccio, per questo mi muovo sempre per cercare una posizione comoda. E poi niente, Lorenzo sta ancora a scuola, ho saputo che ha mangiato soltanto il primo piatto, perché abbiamo il gruppo delle mamme e si chiamano qualche mamma perché il figlio si è addormentato o ha fatto cacca o ha fatto pipì sotto. La prima mamma che va a scuola fa la foto al foglio di chi ha mangiato e chi no, o a metà, e ho visto che Lorenzo ha mangiato soltanto il primo, era pasta e ceci, e poi c'era la rista di maiale che non penso gli sia piaciuta. E nulla, oggi è venerdì, quindi poi domani potrà riposare un po' di più, anche se sta prendendo un ottimo giro, perché magari viene, si addormenta anche verso le 5 e mezza, si addormenta, si sveglia tipo alle 8, 8 e mezza.
Poi si riaddormenta verso le 11:30 e la mattina si sveglia benissimo. È capitata qualche volta però che si è addormentato tipo alle 9:15 e ha fatto fino alle 7:30 di mattina e si è svegliato benissimo. Quindi qualunque sia la situazione mi va bene, anche perché comunque è molto stanco, si stanca. Ci sei, tutto bene? Ok. E niente, oggi però non verrà qua perché mia madre andrà a prenderlo e lo porterà a casa sua, perché ieri praticamente mia madre, mentre andava via, lui piangeva, piangeva perché voleva andare a casa della nonna, e quindi mia mamma le ha promesso che praticamente oggi lo portava a casa sua e poi Luca lo andrà a prendere quando finirà di lavorare. E quindi approfittando del fatto che sto da sola, non appena Mattia si addormenta, corro a fare shampoo e doccia, perché se veniva Lorenzo dovevo cogliere l'attimo per fare la doccia, nel senso che tutti e due dovrebbero dormire, ecco, per farmi stare tranquilla, perché comunque Lorenzo va ad accarezzare Mattia, gli va vicino, gli dà i bacini, ma non si può mai sapere, è sempre sotto la mia supervisione, ma se io vado a fare la doccia non si può mai sapere, e quindi anche no. E quindi approfittando del fatto che sto da sola, faccio in questo modo. Niente, devo staccare in questo momento, ci aggiorniamo dopo perché Mattia si sta muovendo, ha perso il seno, un macello, e quindi ci vediamo dopo. Ok, shampoo fatto e doccia anche. Ho passato anche la scopa elettrica, ho ritirato i panni, li ho piegati, li ho messi a posto e ho steso una lavatrice. Nel frattempo Mattia dorme ancora e sono felicissima. Adesso mi vado a mettere un po' sul divano cercando di riposare anch'io, ma dubito perché a questa parola riposo lui si sveglia, ma non fa niente. Comunque le cose importanti che dovevo fare le ho fatte e quindi va benissimo così. E quindi nulla, io chiudo qua questo vlog durato 2 giorni. Fatemi sapere con un like e un commento qua sotto se il video vi è piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così vi arriva la notifica ogni volta che vado a caricare un video. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto alla prossima. Ciao!